Buongiorno e bentornati su Gaming Galaxy, il vostro canale di intrattenimento per guide, news e build e ovviamente tutti i vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se lo siete già invece vi ringrazio sempre immensamente e ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri video. Oggi parliamo di Man Eater e delle evoluzioni del vostro squalo se per caso lo volete prendere e comunque volete vedere come è fatto. Bene, io ho già chiaramente completato tutto il gioco, chiaramente completato al 100%, come potete considerare. Ho sconfitto tutti i nostri nemici, ho finito la storia, non c'è più niente da fare se non rilassarmi uccidendo la gente. Ma iniziamo con le evoluzioni e vedremo poi se portare anche qualche altro video sulla mappa e sui nemici. Iniziamo con le evoluzioni. Le evoluzioni sono tutte quelle cose che il nostro squalo può andare a cambiare, ok, che noi possiamo cambiare in base alla necessità o comunque anche a quello che sono i nostri gusti. Possiamo iniziare con le fauci ci sono ovviamente tre tipi di evoluzioni per pezzo di squalo, quindi testa, pinne, corpo, coda e fauci, e in più abbiamo tre organi intercambiabili in base alla situazione da affrontare. Iniziamo con le fauci. Le fauci possiamo avere i denti bioelettrici, che in pratica ogni volta che noi andiamo a mordere, oltre a infliggere danni, danno anche una scossa, e ogni 10 morsi danno uno stordimento al pesce, al super predatore, a tutto ciò che ci incontriamo davanti. Ci sono i denti ombra, che normalmente sono quelli che vado a utilizzare io, che in pratica sono denti che recuperano ogni volta che mordi della salute, molto utili soprattutto quando bisogna fare i cacciatori o comunque bisogna essere cacciati mangiando umani, e ovviamente i denti d'osso, che servono solo e esclusivamente per distruggere tutto quello che noi abbiamo di fronte. Iniziamo comunque con i denti bioelettrici, non sono bellissimi, sinceramente non mi piace. Andiamo ovviamente a prendere la testa bioelettrica, il corpo e la coda. Bene, questo è uno squalo totalmente bioelettrico. In pratica, qualsiasi cosa noi andremo a fare con questo squalo, andremo a creare delle onde d'urto. Come potete vedere, creare delle onde d'urto che non fanno altro che stordire tutti i nemici. Quindi è un ottimo modo quando, per esempio, si devono fare le cacce di gruppo tramite pesci, orche o comunque anche cacciare i super predatori, perché si continuano a stordire e in pratica avviene tutto in modalità easy. Come seconda evoluzione andiamo a vedere invece i denti d'ombra, quindi lo squalo d'ombra. Oh. Ho sbagliato. No, è questo qua. Ok, è uno squalo totalmente elettrico, molto cattivo, come potete vedere. Questo squalo, a confronto del bioelettrico, invece, oltre a recuperare la vita, avvelena. Come potete vedere, rilascia una nube velenosa all'incirca di 3 metri, e come lo squalo bioelettrico, in questo caso al posto di stordire il nemico, li avvelena AOE. Molto comodo se per caso bisogna andare a uccidere umani sulla spiaggia o comunque in generale anche i pesci, e bisogna rifornirsi di tutto quello che ci serve per fare le varie evoluzioni. Come terzo squalo, chiaramente si va a vedere lo squalo d'ossa, che è quello che io preferisco e che normalmente utilizzo, che è praticamente un tank, un distruttore di qualsiasi cosa gli si pari davanti. In pratica è, come potete vedere, ha un indice di massa, un indice di salute più alti, una difesa praticamente impenetrabile, soprattutto con attivata la modalità con l'inter, con la T. In pratica noi possiamo attivare la modalità in cui vi si viene ricoperti totalmente d'ossa. In quel caso noi abbatteremo le navi con due colpi. Questa è la modalità veramente da caccia pura, quindi se dovete abbattere le navi, dovete andare a fare i cacciatori e dovete rimanere in un posto continuando a venire bersagliati da mitra, bombe, missili di profondità, sommozzatori e qualsivoglia. Bene, questa è la versione definitiva dello squalo e che vi può andare a servire. Andiamo a vedere gli organi che servono in realtà più o meno per le varie zone. Io li ho ovviamente sbloccati tutti. Questo ci serve
non sono delle evoluzioni che vengono fatte vedere, ma che ci servono per poter potenziare il nostro squalo in base a quello che dobbiamo fare. Prendiamo l'esempio, dovete andare a ricercare i punti nelle varie mappe, quindi vi servirà un sonar molto ampio per scoprire dove sono e magari anche la modalità anfibia, perché molte zone sono raggiungibili attraverso le spiagge e dei buchi, delle piscine o qualsivoglia altra cosa. Quindi in questo caso gli organi che ci servono sono il sonar avanzato, che chiaramente deve essere potenziato, sicuramente la modalità anfibio e poi in realtà una di queste qualsiasi altre modalità, quello che vi dico io è la ghiandola surrenale o la cartilagine rinforzata che vi o anche la muscolatura brutale che vi aiutano per esempio con i salti e con tutte quelle cose che possono essere posizionate in alto sopra i punti e che voi potete raggiungere per esempio saltando al di fuori dell'acqua. D'altro caso invece, se vi servono queste quattro cose, quindi DNA, grasso, cristalli e materiale particolare, ci sono ovviamente gli organi per la digestione dei minerali. Vi aumenteranno i minerali che voi andrete a prendere mangiando le prede, stessa cosa per il grasso, stessa cosa per le proteine, stessa cosa per il mutagene. Quindi queste quattro evoluzioni, se per caso dovete cercare o comunque mangiare per poter poi evolvere i vostri organi o i pezzi dello squalo che vi interessano, potete andarli a piazzare sopra. L'ultima cosa ovviamente sono gli organi di attacco, che sono evasione subliminale, ovviamente praticamente tutti i pesci più piccoli ostili, più si migliora, in pratica non vi attaccano, compresi gli squali bianchi, gli squali martello, megattere, orche. Più si evolve questo organo, meno ci si deve aspettare attacchi da parte della fauna. La cartilagine rinforzata, che ci serve per resistere danni, in pratica si aumenta l'indice di difesa. E ovviamente la muscolatura brutale, che aumenterà sia l'indice della velocità che anche in realtà l'indice della difesa in sé. Ebbene, questa era l'evoluzione del nostro bellissimo squalo. Adesso finisco il video e noi ci rivediamo con il prossimo, andandovi ovviamente a far vedere tutte le mappe che chiaramente io ho già finito al 100% e magari qualcuno di voi invece non l'ha ancora fatto. Ciao a tutti!